Buonasera, amici dei pesci. Non mi sono dimenticata di voi, attendevo insomma le ore serali per poter fare anche per voi la settimana. Abbiamo fatto il resoconto del mese di settembre, adesso andiamo nello specifico settimana per settimana per settimana, quindi vediamo cosa accade alla seconda settimana del mese di settembre. Allora, innanzitutto ci saranno delle notizie positive, sempre queste notizie, fatti da sapere, per quanto riguarda però l'ambito lavorativo, quindi riuscirete ad avere notizie che vi porteranno comunque allo stare bene. Questa è una cosa, e quindi ha un qualcosa che riguarda i soldi, per alcuni di voi che magari stanno aspettando un qualcosa a livello economico. Quindi avrete gioia e fortuna, soltanto che dovete un attimo attendere che il tempo sia più maturo, quindi c'è un po' di ritardo, però state tranquilli che riuscirete a riprendervi da una certa situazione. Poi potreste avere anche, per altri di voi chiaramente, delle discussioni in famiglia, un battibeccarsi, un qualcosa dove, non so, i vostri familiari voi fate non sono d'accordo, oppure potreste parlare in famiglia con nostalgia del passato e quindi potete comunicare alcune cose e quindi nascono questi dissapori. Nella situazione chiaramente dei primi di domani, dopodomani, quindi i primi della settimana, le cose ancora non sono state messe a fuoco, ancora non sono chiare e siete ancora come se fosse sul chi va là. Potreste anche ricevere qualcosa di scritto non piacevole per alcuni di voi, quindi che non vi piacerà, o potreste continuare ad avere nel corso della settimana ancora dei problemi riguardanti la famiglia, legati alla famiglia, o quel qualcosa di scritto non piacevole potrebbe riguardare anche la vostra famiglia, e questo porta chiaramente ad avere dei dissapori, cioè continueranno ad esserci dei dissapori, mentre magari nella prima parte c'è un ritorno al passato per alcuni di voi, si può pensare a qualcosa del passato, magari voi lo comunicate e loro non sono d'accordo, per altri invece la situazione è diversa, perché proprio riceverete quindi messaggi, qualcosa di scritto, insomma notizie comunque da qualcuno della vostra famiglia che vi porterà ad avere comunque dei dispiaceri. Avete tanti comunque dubbi che vi occupano la mente su un qualcosa. Cioè, è come se fosse che voi stesse aspettando qualcosa di positivo, come se fosse che vi sentite che deve arrivare questo qualcosa di positivo, che per voi comunque vi rallegra il cuore, e state lì ad aspettare avendo dei dubbi, ma chissà se è una cosa che mi sento, non mi sento, tranquilli perché ve la sentite veramente. Arriva proprio una notizia in ambito sentimentale o di un qualcuno che vi propone qualcosa di bello nel campo sentimentale, oppure quindi un fidanzamento, un matrimonio, un dichiararsi a voi, oppure un ritorno con una proposta. Eh sì, e dovrete, con questo ritorno dovrete poi dopo andare a chiarire delle piccole difficoltà che chiaramente si creeranno, e per voi sarà un momento come per dire: che palle, cioè sei tornato ma adesso ripartiamo di nuovo da capo. No, purtroppo insomma ci sono, perché inizia questo ritorno, arriva con la poca chiarezza, quindi è normale, e può causare chiaramente magari qualche piccolo problemino. È normale che si deve andare a chiarire qualcosa, soprattutto poi per chi inizia una relazione,
Oppure per chi già è in relazione e ci dovesse essere un periodo di difficoltà, oppure il vostro compagno o la vostra compagna non è chiaro in alcune cose e vengono fuori, nascono chiaramente dei litigi, dei dissapori, e andate a chiarire comunque quel momento, perché magari è soltanto da sistemare alcune cose e quindi non c'è da preoccuparsi, da non avere pensieri strani, ok? Dovete soltanto sistemare per cercare poi di nuovo di andare incontro alla, di nuovo alla vostra stabilità, chiamiamola così. No, c'è un termine esatto, che equilibrio, ecco, non mi veniva la parola giusta. Ogni tanto poi non so come mai avete questi comportamenti contraddittori. Avete voglia di fare, e poi a un certo punto comunque non fate niente, nel senso diventate inconcludenti. Questo per quando vi troverete a parlare o con l'ex che torna, oppure con magari per chi è in relazione. Cioè, se parlate, se prendete degli accordi, se vi chiarite su alcune cose, se ci sono eventualmente delle problematiche, Non siate contraddittori e cercate comunque di portare anche a termine le cose che dite, non dovete essere inconcludenti. Non so come mai e non so che cosa comunque accadrà verso la fine della settimana, perché proprio non mi è tenuto momentaneamente sapere. Ci sono delle umiliazioni da parte di persone che vi fidate, come se succede qualcosa o viene fuori qualcosa, e quindi una certa situazione può generare un qualcosa di spiacevole, che magari potrebbe essere per gelosia, perché ci sono troppi pettegolezzi in corso, perché eventualmente qualcuno vi fa un ricatto morale, oppure potrebbe anche essere collegato alla persona del passato che torna, dove dovete chiarire, ci sono quindi troppi attriti da dover andare chiaramente a chiarire, ma cose vecchie del passato, dove voi non vi aspettavate o non vi aspettate che persone vi umilino, oppure non vi aspettate magari pettegolezzi, non vi aspettate della gelosia, non vi aspettate delle situazioni comunque sia che non vi faranno piacere, come anche per chi è in relazione, lì dove è da sistemare qualcosa, perché magari è nato e sorto qualche problema, questo problema potrebbe proprio essere legato, ripeto, a queste situazioni qua. E quindi per voi riuscite tranquillamente a sistemare le cose per poter ritornare al vostro equilibrio. Per chi invece ha una situazione di una persona che torna dal passato, lì diciamo dovete cercare di guardare benissimo i vostri comportamenti. C'è qualcuno qui nella mia stanza che si è svegliato, non sono spiriti, non sono, un attimo soltanto. Scusate, ma i bambini a una certa chiaramente dormono. E ogni tanto possono insomma svegliarsi così di soprassalto. E quindi questa è la vostra situazione. E cosa dirvi? Insomma, fatemi sapere, tenetemi aggiornato e informato, e noi ci risentiremo chiaramente per la prossima settimana. Insomma, andremo a fondo e vedremo un po' che cosa succede. Vi auguro una buona serata, un buon inizio settimana e ci sentiamo presto. Ciao ciao!